Consideriamo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti costanti completa, cioè con un termine noto f di t non nullo. In molti modelli fisici f di t ha il significato di una forza che agisce dall'esterno sul sistema, per cui viene anche chiamato termine forzante. Sappiamo che per determinare l'integrale generale di un'equazione di questo tipo occorre conoscere l'integrale generale dell'equazione omogenea associata e una soluzione particolare dell'equazione completa. Y di t uguale C1 Y1 di t più C2 Y2 di t più YP di t, dove C1 e C2 sono costanti arbitrarie. Per cercare una soluzione particolare dell'equazione completa, almeno quando il termine noto è una funzione piuttosto semplice, si può usare un metodo un po' euristico ma efficace, che prende il nome di metodo di somiglianza. Stesso si basa sul fatto che il membro di sinistra si può scrivere come un operatore, ossia una scatola che ad ogni funzione in ingresso restituisce una funzione in uscita. Quindi, cercare una soluzione particolare dell'equazione completa significa cercare una funzione y tale che l'azione di L su y dia come risultato f. Tenendo conto delle regole di derivazione delle funzioni elementari e del fatto che L è un operatore lineare i cui coefficienti a, b e c sono costanti, è facile vedere che esistono alcuni casi particolarmente semplici. Ad esempio, quando in ingresso inseriamo una funzione di tipo esponenziale, y di t uguale c elevato a alfa t, in uscita troveremo una funzione simile del tipo costante per e alla alfa t. Se invece in ingresso inseriamo una funzione y di t di tipo polinomiale, in uscita avremo ancora un polinomio di grado uguale o inferiore. Per esempio, se prendiamo y uguale t al quadrato più t, otterremo in uscita ancora un polinomio di secondo grado. Infine, un discorso analogo vale anche se inseriamo come ingresso una funzione di tipo trigonometrico, ad esempio coseno di 2t più seno di 2t. Infatti le derivate prime e seconde delle funzioni seno e coseno sono ancora multiple di queste funzioni. Il metodo di somiglianza si basa quindi su questa idea. Quando il termine noto ha una forma esponenziale, polinomiale o trigonometrica, oppure il prodotto di due funzioni di questo tipo, si può cercare una soluzione particolare dell'equazione completa simile al termine noto stesso. Tra l'altro, i casi coperti dal metodo sono quelli utili nella maggior parte delle applicazioni.